Grazie Giovanni, anche da parte mia allora mi rivolgo un caloroso benvenuto a tutti e vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione a questo webinar. Detto questo, io non, visto che il tempo è tiranno e gli argomenti da affrontare sono tanti, non la butterei molto per le lunghe e entrerei subito nel vivo di questo webinar affrontando subito la domanda da cui parte proprio tutta diciamo, la formazione di questa sera. Questa è la domanda da cui possiamo partire. Vuoi fare comodamente da casa tua i pagamenti verso gli enti locali? Ecco, a questa domanda sostanzialmente, con un taglio eminentemente pratico, molto semplice, cercheremo di dare una risposta, ovviamente affermativa, a questa domanda. In questa maniera, diciamo così, vi proietteremo all'interno dell'era digitale della PA e vedremo appunto come l'obiettivo di questo webinar, com'è l'obiettivo di questo webinar, cercheremo insomma di farvi conoscere, di farvi entrare all'interno delle piattaforme regionali della nostra regione, per effettuare essenzialmente questa operazione che è quella del pagamento digitale verso i nostri enti locali. Ma prima di affrontare, diciamo, il tema centrale di questa discussione di oggi, io direi che affrontare alcune definizioni, chiarire alcuni termini è doveroso da parte nostra, perché comunque sono termini che ricorreranno spesso nel corso della nostra discussione. Quindi vediamo alcuni termini importanti. Innanzitutto il pagamento digitale. Che cos'è un pagamento digitale? Ma sostanzialmente un pagamento digitale è quello fatto con strumenti elettronici, quindi come vedete carta di pagamento, wallet, o quello fatto con un addebito diretto sul conto corrente. In questo si sostanzia, diciamo così, il termine pagamento digitale. Ovvio che il pagamento digitale verso la pubblica amministrazione oggi si fa indirizzando la transazione sul sistema nazionale, sul cosiddetto nodo centrale dei pagamenti, chiamato PagoPA. E questa è la piattaforma a livello centrale in cui convergono e si registrano tutte le transazioni di pagamento che vengono effettuate in tutta Italia verso qualunque pubblica amministrazione del nostro Stato e quindi anche della nostra regione. Vediamo quindi le piattaforme nazionali e i loro correlati in ambito regionale. Lo SPID, lo ha già accennato Giovanni, è ormai la nostra chiave di accesso a qualunque servizio digitale di qualunque pubblica amministrazione, sia essa locale o nazionale. Basta con le solite 1.000 registrazioni in 1.000 siti che siamo tutti ormai abbastanza soliti o non ricordare o perdere o non aggiornare, quindi con difficoltà varie, come sapete un po' tutti, nell'autenticazione dei siti web. Oggi lo SPID ci mette a disposizione la possibilità di avere una sola chiave di accesso, una sola credenziale, che ci identifica in maniera univoca, inequivocabile e ci rappresenta verso qualunque pubblica amministrazione, permettendo di autenticarci ai suoi servizi digitali erogati attraverso, diciamo, la fruizione dei siti web. PagoPA, abbiamo già accennato a questo, ma parliamone in maniera più dettagliata. PagoPA è un sistema sicuro, assolutamente sicuro e centralizzato, è un sistema di pagamenti basato su standard di cooperazione applicativa aperti e condivisi ed è appunto quel nodo centrale dove convergono tutti i nostri pagamenti fatti verso qualunque pubblica amministrazione locale o nazionale, scegliendo per di più qualunque modalità di pagamento noi vogliamo tra le tante che ci offre.
Quindi è una piattaforma estremamente efficiente, sicura e versatile, che ovviamente raccoglie tutti i pagamenti in ambito nazionale. MPay è l'intermediario tecnologico, è la piattaforma dei pagamenti della nostra regione. Lo possiamo paragonare a un vero e proprio sportello unico dei pagamenti, una piattaforma quindi attraverso la quale possiamo effettuare qualunque tipo di pagamento verso qualunque ente pubblico situato all'interno della nostra regione. Quindi si va dalle imposte, agli oneri, sanzioni, servizi scolastici, cimiteriali, qualunque cosa può essere pagata attraverso questa piattaforma. Veniamo quindi all'ultimo termine, l'app IO. L'app IO forse a voi in parte nota perché se ne fa un gran giro ormai nel web e anche nella vita di tutti i giorni, è un'applicazione che tutti sappiamo si installa sul nostro telefonino o sul nostro tablet, ma di fatto sostanzialmente essa rappresenta il canale unico di comunicazione con la pubblica amministrazione, con qualunque pubblica amministrazione. Un canale che ci permette di interagire con la PA, raccogliendo al suo interno qualunque servizio, qualunque comunicazione, qualunque pagamento, qualunque documento la pubblica amministrazione voglia, diciamo così, che sia raccolto in essa, voglia comunicarci. Ma ne parleremo meglio nel corso di questo tutorial, proprio vedendo in maniera pratica, concreta, passo per passo, come si utilizza questa applicazione per fare un pagamento. Veniamo un attimino, prima di entrare nel cuore della discussione, a, diciamo così, due cenni a quel progetto che ha reso possibile l'uso di questi sistemi nazionali di cui appena abbiamo fatto parola, appena un attimo fa. Allora, il progetto DigiPalm, Digitalizzazione Pubblica Amministrazioni Locali delle Marche, è un progetto nato alla fine dell'anno scorso, dicembre 2020, è un progetto della Regione Marche, fatto d'intesa con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. L'obiettivo, lo scopo dichiarato del progetto è quello di diffondere per l'appunto in ambito regionale l'utilizzo di questi sistemi nazionali, PagoPA, SPID, AppIO. Nell'ambito del progetto la Regione si colloca come soggetto che veicola gli enti regionali, sicuramente enti più piccoli, verso le nuove frontiere della transizione digitale. La Regione con questo progetto aiuta, supporta gli enti ad adottare le nuove soluzioni tecnologiche che oggi sono utilizzate dalla pubblica amministrazione. Attraverso questo progetto la Regione ha di fatto, diciamo, sostenuto l'implementazione tecnologica di queste soluzioni verso 178 enti che hanno aderito al progetto, ovviamente di varia natura, comuni, unioni di comuni, comunità montane, eccetera. Ognuno di questi enti, di questi 178 enti, alla fine dell'anno, grazie al progetto DigiPalm, riuscirà ad avere nel circuito PagoPA attivati almeno il 70% dei propri servizi di incasso. Riuscirà a comunicare attraverso l'app IO utilizzando almeno 10 servizi, quindi 10 servizi attivati nell'app IO. E riuscirà in ultimo a fornire l'accesso mediante SPID ad almeno uno dei suoi servizi erogati online, erogati in modalità, diciamo così, online. Detto questo, andiamo subito a vedere in dettaglio quali sono, diciamo, l'ossatura di questa discussione, qual è l'ossatura di questa discussione, quali sono i capitoli gli argomenti di cui ci occuperemo stasera. Allora, abbiamo innanzitutto il primo argomento,
lo abbiamo già citato, lo SPID, vedremo come attivare questo strumento. Vedremo poi come pagare attraverso la piattaforma regionale, MPay. Vedremo successivamente come pagare le prestazioni sanitarie, anche questa è una funzionalità che la piattaforma MPay ci mette a disposizione ed è estremamente comoda. Vedremo ancora come attraverso MPay visualizzare lo storico dei nostri pagamenti o anche la lista dei pagamenti che sono ancora in sospeso, quelli che ancora dobbiamo fare verso la PA. In ultimo, occupandoci dell'APIO, vedremo come si ricevono all'interno della nostra app gli avvisi e i messaggi da parte della pubblica amministrazione e vedremo anche come eventualmente utilizzare l'applicazione per pagare un servizio, un tributo o un onere che è dovuto e richiesto da un ente pubblico.